signori, bentornati sul mio canale e benvenuti nella bolgia di Napoli. Siamo al centro sportivo La Paratina e oggi, ancora una volta, dopo un anno praticamente, Napoli e Juventus sono di nuovo contro in occasione della stessa partita, la finale della fase di ritorno, che però rispetto a un anno fa da regolamento presenta delle novità e le vivremo tra poco appena mi raggiungerà Lasagna. Prima di farla entrare voglio darvi una notizia fighissima per chi guarda i video, perché a partire da oggi, da questa partita, visto che voi all'interno dei video di base vedete soltanto gli highlights e non l'integrale, se vi abbonate al canale, per gli abbonati sarà a disposizione la partita integrale, quindi tutti i 60 minuti più recupero, due tempi da 30, lo sapete da regolamento, di questa partita e anche delle prossime, per esempio della YouTuber Summer Cup. Se vi va di supportare ancora di più la YouTuber League attraverso un abbonamento, avete come premio, tra virgolette, la partita integrale. Da oggi in poi, non soltanto per oggi, ma è un'occasione speciale, quindi penso sia doveroso. Ma ora, signori, finalmente posso accogliere Lasagna! Buonasera, eccoci. Ciao, come stai? Bene, io carichissimo. Sì, anch'io carichissimo. Déjà vu? Déjà vu, ragazzi. Siamo di nuovo qui a Napoli per una finale e senti il pubblico! Lo sai quanto è passato da quella notte di Scampia? Esattamente 379 giorni. Ah, da telecronista, te lo dico, questa deformazione professionale. Comunque, sì, potrebbe essere anche l'ultima partita di questa YouTuber League. È vero, perché insomma ve l'abbiamo già spiegato nel post Juve Lazio. Esatto, però la Juve, avendo già vinto la finale d'andata, se dovesse vincere anche oggi, ovvero la finale di ritorno, non avrebbe bisogno di disputare una finalissima per decretare il vincitore. Quindi se la Juve stasera vince, alza quella coppa in oro bellissima. Sì. Se vince il Napoli, alza quella in argento, che poi è quella che la Juve ha alzato contro il Milan nella fase d'andata. Detto questo, io voglio fare un regalo a te, a me e a chi ci guarda. Ah, che sì? Già ho spiegato, ah, la sì? cosa degli abbonamenti, i partiti integrali, però già me lo dico anche per te. La YouTuber Summer Cup 2024 si terrà a Roma 19, 20 e 21 luglio. Quindi venerdì, sabato, ufficiale, vi aspettiamo a Roma, ingresso come sempre gratuito. Ti dico anche, ci saranno 9 squadre. 9? Una squadra in più rispetto all'anno scorso. Me ne manca una, le aggiunte saranno immagino Bologna, Fiorentina rispetto, e poi lo vedi. Andate su Instagram, seguite la YouTuber League. Buonasera Napoli! L'esperienza dell'anno scorso ci ha fatto sognare da una parte, ma ha anche lasciato un amaro in bocca che non è stato poco, anzi l'abbiamo difficilmente digerito. Difficilmente nella vita puoi avere due occasioni nello stesso posto contro gli stessi avversari. Noi la stiamo avendo, però dobbiamo guadagnarci la rivincita sul campo. Il Napoli è forte, questo spettacolo non l'avevo mai visto e sicuramente si fa sentire, però noi siamo super pronti e non vogliamo lasciare neanche le briciole. Al tuo fianco di solito abbiamo l'ex capitano della Juve, Luca Toselli. Hai un messaggio per lui che non c'è? Sì, che daremo tutto anche per te, lo so quanto ci tieni e niente, mi sento un po' responsabile, ti mando un abbraccione. Chiaramente una delle due cose non esclude per forza l'altra, però se dovessi scegliere tra il vincere questa finale e vincere il titolo di capocannoniere, cosa sceglieresti? No, vabbè, vincere la finale ovviamente, sarebbe da egoista dire il capocannoniere. In realtà spero di vincere il capocannoniere vincendo la finale, anche perché se vinco il capocannoniere è in teoria probabile, è molto probabile che vinciamo. Oggi direi che ti sei presentato giusto abbinato con il tifo del campo. Visto che l'anno scorso il tifo napoletano non era proprio in tuo favore, quest'anno hai provato a cattivartelo così. Dai, oggi ho indossato la maglia del dio di questo posto, quindi dai, è un gesto d'amore verso Napoli e i napoletani, quindi dai, speriamo di vedere una bella partita e che tra me i tifosi avversari ci sia pace. Ti è mancata questa maglia, ti è mancato questo campo? Sì, tantissimo, perché quasi 2 anni a guardare i ragazzi giocare e non poterli aiutare mi è mancato tutto, sono sincero. Abbiamo visto la scorsa partita della Juve giocare tuo fratello, te invece in campo come te la cavi? Io spero di cavarmela meglio, sinceramente. La vedi bene oggi? Sì, siamo molto carichi e sono molto fiducioso. Grazie, buona partita. Muchas gracias, afición, este es para vosotros, sì! Ma che ti sei fatto? Perché non giochi oggi? Stiramento all'adduttore, quindi un mesetto e mezzo fermo, però poteva andare peggio. La pressione e il pubblico aiuteranno la squadra o magari gli farà fare un passo indietro? Ma guarda, noi ci divertiamo molto in questi ambienti, anche perché al di là di tutto, certo, c'è la rivalità, c'è lo sfottò, però è anche una sana pagina per la YouTuber League. Noi cercheremo di fare il massimo come sempre, però noi abbiamo un'altra possibilità qualora dovesse andare male. Loro no.
Andrea Fusco, capitano del Napoli, oggi vediamo un po' di dinamiche nuove in squadra. C'è Kitz che ritorna al posto di Scialek, ma dimmelo a me, chi preferisci? Allora, non c'è uno che preferisco. Deve essere sostituito al meglio, perché attualmente per me è il difensore più forte della YouTuber League. Quindi dovevamo sostituire al meglio e Kitz sicuramente ci farà vedere che, insomma... Speriamo. Non voglio dire. Abbiamo fatto un percorso di squadra. C'è un grande pubblico. Non bisogna essere egoisti. Penso, non c'è manco bisogno che ve lo dico, no? Chiudere i giochi qui, come li avevamo chiusi nel girone di ritorno l'anno scorso. Quest'anno farlo vuol dire vincere anche la YouTube. Oggi non ci ricapiterà più mai un'occasione del genere. Mai più. Andiamo ad alzare la mia, ragazzi. E poi andiamo giustamente in ferie da campioni, come lo dovevamo essere anche l'anno scorso. Andiamo a vincere e vinciamo di squadra. Dai. Andiamo, vinciamo la vita. Vivere per queste notti, alimentare una passione, raccontare una rivalità. È vero, non si può ripetere il passato, ma può essere indispensabile per crescere. Sono passati 379 giorni dalla notte di Scampia. La Juve ci ha ripensato con orgoglio. Il Napoli ha pregato il destino di avere un'altra possibilità. Ecco perché nella sensazione di déjà vu che proviamo oggi c'è qualcosa di mistico. Sarà per la rivalità storica di due mondi diametralmente opposti. Sarà che tutto accade qui, in una città che è colori, profumi, luci, ma soprattutto calore. E allora viviamolo e godiamocelo dal centro sportivo La Paratina di Napoli. È Napoli-Juve, è la finale. Dirige l'incontro il signor Lucio Núñez e poi i 20 in campo. Voglia di vincere, passa solo da questo. 1, 2, 3, 2. Giacomo Mecca. Il senso d'appartenenza di un popolo, quello azzurro. E allora, prima di partire, io ho l'onore, no, di avere accanto a me un po' derby anche stasera come seconda voce Jay Pata. Buonasera. Grazie per l'invito. Ma ti sei autoinvitato? Mi sembra, ma ovvio, dai, come sempre. Sì, sembra di essere in una console bello. All'Eden, al Giardino dell'Eden. Meglio lì o qui? No, meglio lì dentro, dai. Meno donne, però. Insomma, non mi interessa. Calcio. Il calcio 100 volte meglio di quella cosa piano, lì. Piano. Cosa lì. Che ti aspetti da questa partita? Un Napoli favorito, sono sincero. Addirittura? Sì. Anche favorito da questo pubblico incredibile che c'è stasera. Allora, tutto pronto. Due tempi da 30 minuti. In caso di parità, calci di rigore. E poi io ricordo anche la regola sui 30 minuti che uno deve giocare. La ricordo a te in particolare. No, perché, insomma. Ha fischiato Núñez, è cominciata la finale di ritorno della YouTuber League con il primo giro della Juve. Lo scorso anno finì 6-4 per la Juve a Scampia in quella finale della fase di ritorno. Poi la Juve andò a giocarsi la finalissima contro la Lazio e perse 4-3. Occhio che si accentra Kitz, poi si allunga il pallone, Ron lascia lì, Mirko raccoglie, apre bene per Crispo. Controllo, dentro c'è Super Alan, Crispo sul destro. Finta doppia di Crispo, poi Zacchino chiude, arriva Matthew a raccogliere, vuole superare Ron, palla ancora buona per Crispo, colpo gobbo, confusione, gara del Napoli, contropiede della Juve, con Ron che accende il motorino e poi serve Pipega, controllo e destro! Vola Dario! Primo intervento di colpo gobbo su Crispo, annina Crispo. Dai, con la testa! Mi chiedono se voglio due fritti? Ci sono due fritti. Sarebbe bello, sarebbe bello, intanto fischia l'arbitro. Appena mangiato un Magnum al cioccolato, dopo. Però due fritti ce li possiamo fare. Ma sai, a me hanno proposto anche una Tennez prima della partita. È che non me l'hanno portata poi, era qui dietro il ragazzo, mi ha detto ti porto una Tennez e non è mai arrivato. Conoscendoti meglio di no, dai. Ma come no? Perché non voglio, no. No, patatine. Ma non sono fritte. Io solo fritte, se no Tennez, fai tu. Se puoi... entro l'intervallo, grazie. Concentrati. Sì, perché c'è Zacchino che parte da casa sua. Sempre molto basso Zacchino. Rischia su Di Mauro che gli ha portato via il pallone, poi cerca la ruleta, fallo su di lui. Punizione per il Napoli. Si è scaldata la partita. Prendiamola subito la palla là. Vediamo se calcia la Marconi sotto la barriera. Fischia Núñez. Va Crispo.
sul palo secondo me. Poi altra conclusione di Chianese, respinta. Insiste Kiz, copre Zachinio, rimessa per il Napoli. Ha colpito il palo o l'ha toccata Instakeeper? No, Instakeeper, grande parata. Kiz, gioca facile, Kiz! Indicazione di mister Sparta Praga da mister a Kiz. Dice gioca facile. Chiaro che è un giocatore di grandissima qualità che però non vede questi compagni da più di un anno, mentre Matthew è andato via alla grandissima. Poi dentro il pallone a cercare Crespo. Matthew, signore e signori. Angolo battuto, Campolunghi traversa! E poi Matthew che allontana. Campolunghi risponde a Crespo e la Juve spaventa ancora. Brivido per il Napoli qua, eh. E quindi Matthew. Ritmi altissimi, devo sottolineare, Fede. Matthew sterza su Ron e poi lascia Crespo. Destro, traverso ancora! Traverso ancora! Il terzo legno della partita! Traversa di Simone Crespo! Mister Sparta Praga ha preparato molto bene la partita, ha messo Crespo. Dice che l'ha preparata proprio. Ha messo Crespo esterno e si vedono le prime giocate. Ancora Crespo, nasconde a Ron, si accentra Crespo, calcia, Instakeeper! L'ha tenuta, credo, guarda Mirko, guarda Mirko! Dai, ste scene, ragazzi! No, ragazzi, quello è il terzo tempo sotto la doccia. Noi siamo aperti sotto tutti i punti di vista, però calma. Ma possesso che rimane alla Juve, guarda, ritmi altissimi. Non avevo voce prima della partita, praticamente, guarda ancora il Napoli in pressione, fallo su Crespo! Che vuole battere subito e batte subito. Attenzione. Che idea per Di Mauro, parte opposta, arriva sul pallone, dentro c'è Mirko, Di Mauro fuori, c'è Kiz, controllo, Kiz, finta, Kiz e Mirko usciva. Vai! Parte opposta, Chianese, che partita, è sempre 0-0, ma per caso è 0-0, due traverse, tante parate già. Matthew cerca Crespo, palla orizzontale, c'è Ron in copertura. Davanti Campolunghi, cercato Chianese. È molto attento Chianese oggi. Oh mio Dio! Supera Allan, ha mandato al VAR Ron. Occhio a Crespo, tocco centrale per Matthew. Mamma mia Giovanni! Supera Allan! Calmata! Attenzione là sopra. Stai calmo. C'è gente qua sopra, ragazzi, è un problema. Kiz centrale, Matthew. Attenzione. Colpo gobbo in copertura, palla ancora in zona Kiz, deviazione di Zachinio che l'ha presa col naso, gioca il Napoli con Crespo, tira in fondo Crespo, Instakeeper, si è ripreso Zachinio che può ripartire, cerca di scavare Kiz, braccio attaccato, ma siamo calmi, simulazione clamorosa di Zachinio che è andato giù poi l'ha ripreso. Dirà, se la riprende Zachinio su Kiz, riparte, dentro il pallone per Pippega, Dario! Che parata ha fatto Dario! Ti fede, la Juve si è svegliata, eh? Occhio alle incursioni. Il Napoli gioca di più, la Juve mi verrebbe da dire, quando decide di ripartire, fa molta paura. Vuole uscire sempre lui, il 10, col possesso. Palla su Crespo, che lavora sul colpo gobbo e si gira, Crespo, finta Crespo! L'ha messa fuori, ma come e con quanta rapidità si è girato. Grande giocata di Simone Crespo qua, che ne evita due praticamente con una finta, una doppia finta e poi esplode il sinistro. Juventino pezzo di merda! Juventino pezzo di merda! Cercato Campolunghi, fallo! Fallo in attacco di Campolunghi! Riparte subito il Napoli. Eh sì, ci sono state un po' di proteste. Dopo rivediamo anche nel replay. Intanto c'è Di Mauro che cerca Crespo. Non si connettono i due. Colpo gobbo ed è tanto campo per Nico. Chianese. Calcio di punizione e credo cartellino. Brutto fallo questo. Occhio, scintille. Scintille. Tra Nico e Chianese. Sai che però, con questo pubblico, in questi momenti della partita, è anche sano agonismo. Fuoco puro. Intanto arriva Luca. Voglio evidenziare due cose. La prima, colpo gobbo, sta tryhardando. Sì. La seconda è che Napoli deve cercare Crespo. E la terza, occhio a cosa dice Sparta Praga Nico. Occhio. Occhio. Attenzione! C'è spazio per Kiz, colpevolmente lasciato solo.
Di Mauro, sempre sul sinistro, poi lascia fuori a Matthew, controllo, giocata, Crispo, sterza e calcia! Oh mamma mia! Di Mauro da due passi la messa alta! Crispo anche lui se la viene a prendere bassa. Sì, e va da Matthew. Cerca una chance interna, Matthew non ha trovato scoperto. Spazio, c'è Pipega scopertissimo il Napoli, Pipega contro Chianese, passa sul destro, Pipega! Ha calciato fuori, ma quante occasioni sia per la Juve, sia per il Napoli, siamo clamorosamente 0-0. Matthew. Dai, giochiamola bene. È andato Di Mauro, servito, chiude Nico, fallo su Matthew, punizione per il Napoli, occhio perché questa è la mattonella Crispo di prima, da lì ha preso il palo. La parata sul palo, diciamo. Secondo me un po' di palo l'ha preso. Vabbè, di solito Crispo non è uno che prende pali, te lo assicuro. San Gennaro, preghiamo per San Gennaro, vai giù. Fischia Nunez. Va Crispo, mano. Barriera, ma secondo me con la mano di Zacchino. Poi Crispo raccoglie ancora, finta in qualche modo, Matthew! Alto! Crispo molto arrabbiato perché secondo me era giusto chiudere l'1-2, era solo davanti alla porta. Zacchino cerca la verticale, Campolunghi! Dario! Dario su Campolunghi che aveva vinto il duello con Chianese. Giocata da 9. Giocata da Luca Campolunghi. Di Mauro. Sterza, c'è campo interno per andare. Poi Matthew scarico 1-2. Ha chiuso Spoleti ma raccoglie Iannace. Che poi riapre su Fius. Secondo palo i compagni. Arriva il cross in sta keeper. Prima palla toccata per Fius Game. E occhio perché di là c'è Pippega che manca l'aggancio. Poi se la vuole riprendere su Chianese. Che passa anche su Spoleti ma poi se la dimentica. Spoleti allora. Aperto. Campolunghi. Controllo. Rientra. Finta. E destro. Ispiratissimo Campolunghi. Zaghi, vedi che se ragioniamo, ragioniamo. Attenzione perché... Numero. Zaghiglio così. In quella zona. Su Di Mauro, poi non trova Campolunghi. Il mister della Juve, il critico, dice: vedete che se ragioniamo, ragioniamo. Bella frase forte alla Ragnar. Occhio Di Mauro, cross, Crispo! No, cosa è successo? Da Kinoshi. Arriva Fius che la rigioca. Per Matthew! Vista dentro. Veniva giù tutto. Oh, ma seconda palla di Fius Gamer col contagiri. Fius Bravo Gamer. Fius, dice il pubblico, che palla ha messo per Matthew. Continuiamo così, dai! E ora si scaldano gli animi. Grande Matte! Zacchino al lancio dalle parti di Nico, colpetto su Kitz e poi finisce il campo. Crampi per Nico. Rientra Ron con la 7 di Marconi. Fius lasciato, non capisco perché, libero sempre. Occhio alla palla persa dal Napoli e quindi Ron che entra in area. Ron dentro il pallone e Pipega calcia non fuori. Non ha fatto sbagliare. È divorato. Ci hanno graziato. Quante occasioni sciupate adesso il pubblico. Saluta Pipega. Kitz, forse l'ultima azione del primo tempo. Kitz rientra sul sinistro. Altra finta. Poi giù, Ron sul pallone. No, c'è fallo. No. Finisce qui. Il primo tempo, Napoli 0, Juventus 0. Pensa quanta differenza rispetto all'anno scorso, perché Crispo nervosissimo, lo vediamo passare. 0-0, un'altra partita rispetto a un anno fa. Adesso sentiamo anche un po' gli umori dei protagonisti. C'è un po' di tensione. Patrizio, riesci a spiegarci meglio le dinamiche di quello che è successo prima in campo? È stata una piccola rissa? Cosa è successo? No, io sono entrato perché lo volevo anticipare, solo che mi ha anticipato lui e sono andato diretto, però volevo andare sul pallone, però ho preso lui e fallo, netto. Però gli ha detto: stronzo, ma come ti butti? Io mi sono incazzato, capito? Cioè, mi stavo alzando per chiedergli scusa perché mi sono fatto male anche io. Questione di campo? Questione di campo, sì, che sì. Che si risolvono facilmente, già risolto. Niente contro, non lo conosco nemmeno, tutto a posto. Che cosa è mancato? Un po' di precisione,
però è normale. Diciamo che sta mancando da tutte e due le parti precisione, perché c'è un'intensità pazzesca. Non so se si sta vedendo, però è molto faticoso. Speriamo di riuscire a sbloccarla, perché è una partita importante oggi. Piccolo break per ringraziare anche oggi The Stream, che supporta la YouTuber League. Ormai avete imparato, se siete creator, The Stream è il vostro alleato per ricevere donazioni, perché con pochi e semplici click potete iscrivervi e ottenere il vostro link di pagamento e la vostra carta di debito per spendere il vostro denaro all'istante. E secondo me conviene, perché rispetto ad altre piattaforme offre tariffe assolutamente bassissime e appunto convenienti. Fischia Núñez, si riparte dallo 0-0 nel primo tempo, tantissime occasioni. Occhio, perché tante partite sono esplose nel secondo tempo. Il Napoli aveva fatto 0-0 all'intervallo a Milano, poi ha vinto 6-1. Occhio al lancio per Pippega, oh, mamma mia, contagiri, col contagiri la palla di Zacchinio. Applaudi il Pippega. Matthew. Cross dalle parti di Mirko! Oh, cosa ha tolto Instakeeper? Che parata ha fatto Instakeeper? Pazzesco! Mamma pazzesco! Mia. Palla di là, insiste il Napoli con Crispo. Defilato, calcia forte Instakeeper! E adesso si scalda la partita subito. Vuole ripartire Di Mauro velocissimo. Poi ha scaricato esternamente su Crispo. Finta, converge, rientra e attacca. Va il 9, zona tiro. Crispo! Colpo gobbo. E poi Ron che nasconde e serve Zacchinio. Palla verticale per Pippega, c'è campo. Apertura, Campolunghi, controllo perfetto. Finta ancora di Campolunghi. Destro murato. Mamma mia, Super Allan. Da Super Allan. Super Allan. Che riprende ancora. Super Allan. E poi Di Mauro cerca Mirko. Che calcio. Va bene Mirko. Va bene, stavi facendo un gran gol di testa. Va bene Mirko. Campolunghi ha dichiarato: se faccio gol faccio un figlio. Io ho sentito questo, sì. Ah, stasera proprio? Stasera. Ma Alice non è qui, con chi lo fai? Con me. Ah, ok. Da Zacchinio. Nell'incontro Campolunghi va in profondità Spoleti. Si apre anche maschera. Zacchinio è andato. Uno contro tutti, tocco interno. Campolunghi, Dario, Poiron. Rimessa. Non era facile però. Non era facile col pallone che rimbalzava. Campolunghi col sinistro. Grande Dario tiro. Dario ha letto in anticipo. Di Mauro. Anche zona tiro. Aperto per Iannace. Vicino Matthew che la sposta sul destro. Calcia in porta. Palo. Palla lì. Di Mauro col destro. Instakeeper. Mamma mia. Che era rimasto fermo sul tiro di Matthew. Zacchinio. Che rientra su Di Mauro. Poi va da Campolunghi. Di prima, bell'idea, cercando Pippega. Fius. E poi Di Mauro stop a seguire. È ripartito con la finta Di Mauro. Bruttissimo. Calcio di punizione. Bruttissimo. Matthew vorrebbe battere subito, ma credo ci sia giallo in arrivo. Scomposto. Per Spoleti. Ha fischiato Núñez. Parte. Crispo basso, respinto il tiro. Crispo ha provato la punizione alla Marconi, eh? Sì. Passa. Sì, ma l'hanno preparata. Sì. Dopo il mio gol hanno capito. Dopo il tuo gol ormai. Sì. Siamo al 20esimo. Sì, ho capito già cosa voglio dire. No, che mancano 10 minuti e calci di rigore se si resta così. Ecco, ha tirato, via. Occhio a Crispo che si gira. Per smentirci giù Crispo! Calcio di punizione, occhio! Se il pallone di Spoleti! Attenzione! Attenzione! Giallo! E rosso! Spoleti espulso! Spoleti espulso! Juve in 7! Juve in 7! Non leva adesso occhiali! Vieni qua! Esordi! Con la spalla non è mai fallo, ma mai nella vita. Allora per me il fallo giocatore espulso non può rientrare da regolamento. La squadra per 10 minuti deve giocare con l'uomo in meno e poi ne entra un altro. Il problema è che mancano 10 minuti. Quindi la Juve in 7 da qui alla fine della partita. Però ragazzi, ho visto una scena di panchina totale. Napoli ci crede sempre di più, arrivano fumogeni. E attenzione please qua, C'è Crispo, ma c'è che Matthew. Va Crispo! E ora diventa durissima per la Juventus. Il re di Napoli!
Guarda dove va ad esultare il 9! Ha segnato con il numero 9! Simone! 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 Napoli 1, Juve 0. E adesso occhio perché Crispo si gira ancora, instakeeper! Arriva Di Mauro, instakeeper! Due volte su Di Mauro! Abbassa la saracinesca e ora che ritmi, Juve in 7. Saltati gli schemi. Occhio perché c'è Pipega dal fondo, mette dentro, deviazione, rimessa Juve. La Juve è ancora viva. La Juve ci crede, no, no, la Juve come la fine viva. Per DNA. Palla verso Campolunghi. No! Come l'ha fatto? Ha segnato Campolunghi. Come l'ha fatto? Non è vero. Fulmine a ciel sereno. Juve in 7 segna. Disattenzione della difesa del Napoli, che non può permettere questa libertà a Campolunghi e pareggia 1-1. L'ha fatto in rovesciata, ha fatto un gol pazzesco nel momento più difficile della stagione della Juve, segna il 9. Ma chi potevano segnare? Cioè, chi poteva segnare se non loro due? Esatto. Adesso faccio una tua parola, spartiacque Napoli-Juve. Pazzesco, occhio a Ronne che ha visto Campolunghi, Chianese di testa. Attentissimo. Occhio Kitz, occhio! Poi Kitz. Rimessa per la Juve. Pipega subito da Campolunghi che fa sportellate Chianese. E quindi Kitz, stavolta si gira dalla parte giusta e va. Kitz. Si gira bambino. Dalla parte giusta e va. Poi è aperto per Di Mauro, che entra in area, lato corto, prende il fondo, Di Mauro dentro, instakeeper! Ovunque! Ovunque! Instakeeper ovunque. Oh. Là c'è Ron, Campolunghi è solo, Ron dentro! È l'idea giusta. Va bene l'idea. Ragazzi, la Juve in 7 comunque tiene dei ritmi pazzeschi, la maschera. Che rallenta i ritmi, hai visto come saggio? È così, poi lascia Zachigno. È andato Campolunghi. Apertura per Pipega dentro Campolunghi. Finta di Pipega, Matthew lo aspetta lì. E poi va Di Mauro, è ripartito il Napoli. Di Mauro su Crispo, è ripartito Di Mauro. Il tocco è per Matthew. Destro-sinistro, palla c'è, palla non c'è. E poi Chinosci. Ma Crispo! Insiste il Napoli. Crispo sterza. E calcio! Mamma mia! Ma com'è possibile? Questa keeper, ragazzi. Prestazione superlativa. E comunque ci stanno facendo godere Napoli e Juve. Avevo chiesto questo prima della partita. Partita spettacolare. Instakeeper così con nonchalance. Poi cerca Pipega. Mamma mia, Chianese! Testa di Chinosci che fa un favore a Pius però. Fallo di Pius, punizione per la Juve. Sì, dai. Vabbè, questo è fallo, dai. Mi ragazzi. È piaciuto il commento tecnico di J.V. Pius Gamer, sei il mio idolo. Di Mauro. Crispo. È andato Di Mauro. Crispo lo vede, ma sente anche la porta. Va sul destro, poi apre adesso. Di Mauro. Sterza, passa, Di Mauro in porta, respinto. C'è Kitz. Dentro adesso, deviazione, palla che sta arrivando verso Matthew! Matthew! Col destro, piazzato a un minuto dalla fine, il Napoli torna davanti. Matthew come Rodri. Devi sceglierti un cognome, Matthew. 3 occhio minuti ora. Di recupero. Instakeeper mediano. Occhio Instakeeper. Che rilancia ancora. Non si vede nulla, Matthew. Matthew. Poi Zachigno. Maschera. Dentro l'area. Chianese! Una partita sontuosa di Chianese.
una partita clamorosa. E palla verticale per Di Mauro che aggancia in area. Di Mauro dentro! È combinato? Secondo me la ripresa in stacchetta. Un altro palo. Chi ha fatto palo, direbbero qui. Sembra una serata di Mastro 5 in discoteca, tutti pali. Intanto siamo in zona recupero, quindi sono passati quei 10 minuti. Nella Juve può rientrare un uomo in questo momento. Ovviamente non l'espulso, ma può rientrare un uomo e entrare. Entra il critico. 8 contro 8. Dentro il povero Justron che è sfinito. Insta keeper. Cerca il lancio per Pippega. Oh mamma mia. Pippega fuori. Ha tremato Napoli. Stava facendo. C'è nessuno. Chianese. Come Chianese? Zachigno. Per Pippega, ma c'è Crispo che adesso fa il difensore a giugno. A giugno. Siamo anche Chianese. A giugno. Insta keeper. Ancora sul Zachigno. Uno contro uno con Kizza, diventa uno contro due perché c'è anche Di Mauro. L'ha spostata Zachigno internamente. Zachigno per calciare, poi finta. C'è la maschera libera. Zachigno! L'ha messa fuori. Finisce qui! Il Napoli che vince la finale della fase di ritorno della Youtuber League. Lo fa battendo la Juve a casa propria. Napoli si conquista la possibilità di giocarsi la finalissima in campo neutro, sempre contro la Juve a Roma, e vi diremo qua. Che spettacolo! Voglio dire una cosa su Napoli. Questa è una squadra, ma prima ancora, perché si respira anche dall'esterno, è una famiglia che vive questo meraviglioso sport col cuore. E quando si vive col cuore in modo trascendentale una passione, a volte si può anche essere percepiti come eccessivi. È successo purtroppo in alcuni casi. È una squadra che è caduta spesso, che ha saputo rialzarsi, ha iniziato malissimo questa stagione. È una squadra che però, l'avevo detto in quell'intervista post Roma-Napoli, ero fiero e orgoglioso di aver visto, pur non potendo di base passare in finale d'andata, avevo visto che si erano giocati tutto, che volevano vincere quella partita, e questo fa mentalità, questo la dice lunga sulle persone che ci sono dietro a queste magliette qui, a questi giocatori, chi più talentuoso, chi meno, perché poi alla fine li accomuna una cosa, che è la passione per il Napoli, ed è questo che dà senso a questa competizione. Loro che sono in campo e i ragazzi che sono fuori, che ogni volta che veniamo qui a Napoli ci ricordano perché questa è la città più calorosa d'Italia. E quindi grazie. Oggi li guardo in faccia uno per uno, guardo Dario che non giocò l'anno scorso, guardo Mirko che diede l'addio post Summer Cup ma poi tornò, è tornato e si è fatto sentire, mister Sparta Praga che per un crociato non ha potuto giocare questa stagione, Fabio Di Mauro, Super Allan, Matthew che l'ha risolta, Kids bentornato, Ale Iannace, l'infortunato Sciale, il miglior difensore di questa squadra, anche se oggi Patrizio Chianese non ce l'ha fatto notare, poi il bomber Simone Crispo e poi colui che sta per alzare la coppa, il capitano del Napoli, Fuse Gamer, ci sta per raccontare che il Napoli vince la finale di ritorno della Youtuber League.
fare anche un complimento alla Juve che nonostante aveva l'uomo in meno ha lottato fino alla fine con tutto il pubblico che ci ha acclamato, hanno detto la loro, quindi farei un applauso sia a Campolunghi che alla Juve. Grande Federico! Voglia di vincere, voglia di vincere, voglia di vincere, basta solo da questo. Uno, due, tre, Juve! Thiago Mannecker! Thiago Mannecker! Thiago Mannecker!